ci si candida se ci sono le condizioni politiche. In Puglia non c'è un divieto, diciamo, giuridico di candidarsi la terza volta, anzi in Puglia noi non abbiamo mai dato attuazione alla legge nazionale, quindi in realtà non ci sono limiti, però è evidente che se c'è una legge nazionale che limita a due i mandati, almeno dal punto di vista politico un imbarazzo secondo me ci potrebbe essere a fare il terzo mandato, per cui devo dire io non ho mai posto questa questione della mia ricandidatura la terza volta, anche perché ringraziando il Dio eventualmente un buon candidato per proseguire il mio lavoro ce l'abbiamo già. Devo dire come la penso sinceramente, temo che Fratelli d'Italia voglia far fuori tutti i governatori della Lega del Nord, perché Fratelli d'Italia al Nord oggi ha un peso molto importante, equivalente a quello della Lega, e ovviamente con il limite dei mandati potrebbe sostituirli tutti, e quindi la Lega sta reagendo e credo anche correttamente, perché poi la forza politica della Lega è essenzialmente locale, non ha una forza nazionale omogenea come quella di Fratelli d'Italia, quindi nella competizione tra interna al centrodestra è legittimo che la Lega ponga una questione di sopravvivenza, perché laddove gli portassero via il Veneto, la Lombardia, il Friuli con figure importantissime e carismatiche, è chiaro che questo sarebbe un colpo durissimo per la Lega, che non sarebbe in grado di equilibrarlo in altro luogo. Questa secondo me è la ragione politica. Tra alleati alle volte ci si fa più male che tra avversari.